prossima. Okay. Cominciamo dunque parlando del ciclo idrologico. C'è una rappresentazione del ciclo idrologico che è storica, data da Horton, che è stato un grande, il più grande idrologo della prima metà del Novecento. Qui proprio è rappresentata come un ciclo, e come vedete in alto ci sono le precipitazioni, cioè la pioggia, la neve, la grandine, il nevischio, la rugiada e il ghiaccio. Queste provengono dall'atmosfera e cadono sulla superficie del terreno, dove poi sono accumulate e poi eventualmente si infiltrano. Tutti questi sono nomi tecnici che voi dovete impararvi, quindi poi l'acqua che cade sulla superficie entra nel terreno, questo fenomeno si chiama infiltrazione. Però in parte cade sull'acqua e quindi defluisce attraverso il movimento nei corpi idrici superficiali, per esempio i fiumi o i torrenti. Un'altra parte cade sulla vegetazione e viene evaporata. E questi sono i primi tre. Comunque è una cosa che dovete guardarvi poi voi nei vari elementi per ricordare queste parole chiave. Comunque evaporazione, traspirazione, precipitazioni, infiltrazione, filtrazione sono i nomi, 4 o 5 nomi che voi dovete ricordare. Immagino che tutti questi nomi per voi abbiano già un significato e quindi non mi soffermo ulteriormente su questo termine. È disegnato come un ciclo e si chiama ciclo idrologico perché quanto è partito dall'atmosfera poi ritorna in atmosfera attraverso i vari tipi di fenomeni evaporativi che noi vedremo durante il corso. Non è l'unico ciclo che ha a che fare con la superficie terrestre, abbiamo almeno altri 2-3 che ci interessano. Uno è il ciclo del carbonio, quello che produce la vegetazione, la massa biologica che poi serve come cibo ma produce anche l'ossigeno. L'altro è per esempio il ciclo di sedimenti che ha a che fare con il trasporto dei sedimenti dalle montagne al mare e poi la successiva anche produzione di nuovo sedimento per effetto della tettonica zone della superficie terrestre. Tutti questi sono su scale temporali diverse collegate tra di loro. Noi ci occuperemo tra l'altro solo di una parte del ciclo idrologico, quella che ha a che fare con il ciclo idrologico che avviene sulla superficie della Terra, sulla prima parte, sul primo spessore del terreno, per alcuni metri, e anche delle falde non vi parlerò in maniera estesa, ma in teoria anche per molti metri se ci occupassimo delle falde. E questa è una rappresentazione abbastanza recente della complessità del ciclo idrologico. Assomiglia a quella che voi avete magari visto nei testi delle elementari, perché mio figlio ad esempio studia queste cose alle elementari, anche se una mamma ha commentato: ma cosa sarà mai questo studio del ciclo idrologico? E quindi voi avete un'idea di che cosa succede. Quale differenza notate rispetto, per esempio, allo studio che potete aver fatto alle elementari? Perché di solito non c'è mai, o alle medie o dove. Nessuno ha un'idea. C'è una cosa che è differente, fondamentalmente differente. Nessuno che osa. Esatto, le industrie e le case. In questo ciclo sono riportate in maniera esplicita le case e le industrie, cioè l'azione dell'uomo sul ciclo idrologico. L'azione dell'uomo, l'uomo è diventato un agente globale, molti colleghi parlano di antropocene, cioè c'è un cambiamento complessivo nella storia della Terra e questo il cambiamento complessivo è legato al fatto che le attività dell'uomo sono diventate un agente globale, cioè noi influiamo sui cicli biologici e vitali, anche su quello idrologico della Terra, e lo facciamo attraverso le nostre costruzioni, attraverso le nostre attività e modificando il comportamento della superficie terrestre.
Come si legge questa immagine? Beh, intanto basta intanto fare delle piccole zoomate su alcune parti. Per esempio, qui abbiamo zoomato sulle precipitazioni. Dice che la precipitazione totale annuale in migliaia di chilometri cubi all'anno è di 111 migliaia di chilometri cubi all'anno. Di questa parte di precipitazione è suddivisa in due parti, la maggior parte, il 98,5 migliaia di chilometri cubi sono piogge, quindi acqua, forma liquida, e il resto in forma solida. Di questa parte, una 66,5 parti tornano indietro come terrestrial evapotranspiration, evaporazione dei suoli, delle superfici e traspirazione delle piante. E quindi c'è un'altra parte che è 45,5 migliaia di chilometri cubi all'anno, non di chilometri cubi, manca migliaia qui, e invece va in deflusso superficiale. Qui ho messo una sigla RFU, FWR sta per Renewable Fresh Water Resource. La parte rinnovabile del ciclo idrologico è in sostanza questa, quella che noi potremmo utilizzare senza alterare in maniera fondamentale il ciclo. Ed è questa che quindi fa parte di acqua che va nel mare e poi ritorna naturalmente anch'essa come evaporazione all'interno dell'atmosfera, come però evaporazione in questo caso che è non terrestre ma dalle superfici liquide del mare. E questi tre elementi costituiscono una prima forma di bilancio idrologico, perché se voi fate 65,5 più 45,5 fa esattamente 111, che è la precipitazione uguale a che cosa? All'evaporazione meno il deflusso superficiale, o runoff come spesso lo chiamo all'inglese. I valori precedenti sono approssimati, non è che è venuto l'Arcangelo Gabriele e ci ha dato questi valori. Diciamo da molto tempo abbiamo fatto e facciamo queste stime, e adesso sono fatte con l'analisi di una quantità innumerevole di stazioni a terra e con l'ausilio di dati satellitari e modelli matematici a complemento per cercare di chiudere questo bilancio. E vi potete nonostante questo paper, questo articolo sia del 2006, mi pare, di Oche, sì, Oche Canale 2006, quindi è relativamente recente, 10 anni fa. E potete subito capire però che c'è qualcosa che potrebbe anche non tornare bene, nel senso che il bilancio si chiude e dice: ma è possibile, allora nulla rimane nelle falde o nulla esce dalle falde? Cioè, tutta acqua superficiale, acqua che evapora, e questo è esattamente uguale alle precipitazioni. Invece, se noi andiamo a calcolare il ciclo idrologico magari nell'arco di un anno, questo bilancio non si chiude, rimane una variazione che è l'accumulo o la diminuzione dell'acqua che c'era nella grande riserva, che sono le acque sotterranee. Addirittura, questo è un paper del 2014, sempre, e in qualche modo che cosa mostra? Mostra quanto sono approssimate i calcoli precedenti, perché in questo paper, scusate se uso paper invece di articolo scientifico, ma va bene lo stesso. In questo articolo quello che si scrive è che in una particolare parte, in parte Sud America, mi pare sia l'analisi, in realtà i deflussi
sotterranei, quelli che comunicano tra le masse continentali e il mare, sono 3 volte più grandi dei flussi superficiali. E quindi questo modo di vedere stravolge completamente quello che vi ho appena detto, in cui vi avevo appena detto che praticamente tutto si poteva chiudere il bilancio idrologico calcolando semplicemente i flussi superficiali. Invece qua c'è il compaio dei nuovi flussi sotterranei, e questo articolo sostiene che sono molto rilevanti. Dunque, tutte queste grandezze che io vi sto dicendo a scala globale sono note, ne abbiamo un'idea degli ordini di grandezza, ma in realtà della loro patologia conosciamo assai poco. La figura del ciclo idrologico voi la conoscete, noi la conosciamo dalle elementari, però la quantificazione di questi termini è ancora oggi, soprattutto a scala globale, difficile, ed è uno degli argomenti del nostro corso. Un aspetto interessante è capire quale di questa parte di questa risorsa, e sicuramente questo importa a quelli di voi che magari sono venuti qui per poi fare l'indirizzo che ha a che fare con il paese in via di sviluppo, quanta parte di questa risorsa può essere sviluppata, può essere utilizzata dall'uomo. Vi ho già detto che la risorsa rinnovabile di per sé è semplicemente quella superficiale dal quale noi potremmo estrarre l'acqua per poi usarla. Beh, per rispondere a questa domanda dobbiamo chiederci quanta acqua consumiamo. Allora, adesso le risposte sono scritte lì. Se io vi domandassi a voi quanta acqua consumiamo all'anno, quanta acqua beviamo all'anno? Un metro cubo, 3 litri al giorno. 3 litri al giorno per 365 giorni, circa un metro cubo di acqua. Però quando io vi direi, allora qua, tutti noi andiamo a mangiare. Per la produzione di cibo noi consumiamo 1000 volte tanto di acqua, da 500 a 1000 volte, quindi 1000 metri cubi di acqua. Tutte queste slide sono già online, quindi potete anche scaricare tutte queste cose, ricordate quello che dico io, ma non serve che prendiate nota. Io, allora, ho guardato ieri, non siamo più 6 miliardi di persone, ma siamo 7 miliardi e mezzo di persone, circa, un po' meno di 7 miliardi e mezzo di persone, non ho mai corretto questa cifra, e quindi questi sarebbero non 6.000 km cubi di acqua, ma 7.500 km cubi di acqua, se il fabbisogno idrico di tutti fosse soddisfatto. È certamente una quantità molto minore dell'intero ciclo idrologico, quindi se noi volessimo pensare di utilizzare il ciclo idrologico in maniera razionale, possiamo in qualche modo pensare di poterlo fare. In effetti possiamo distinguere le acque in che cosa? In blue water, green water e white water, acque blu, acque verdi ed acque bianche. Le acque blu sono le acque superficiali e sotterranee proprie del ciclo idrologico. Le acque verdi sono l'acqua nel suolo, dopo la andremo a quantificare. L'acqua nel suolo, che è una porzione straordinariamente piccola rispetto alle quantità che sono in gioco, però è anche quella che mantiene in vita gli ecosistemi, tutti gli ecosistemi. E l'acqua bianca, che è l'acqua atmosferica. Quindi queste quantità sono importanti, e non sempre la situazione è così felice come in questa immagine, in cui ne abbiamo tanta di acqua a disposizione. E in futuro ne avremo, se non stiamo attenti, sempre di meno. Un problema è, in teoria avremo acqua per tutti, ma in pratica dobbiamo osservarne la distribuzione spaziale, e dovremmo osservare la distribuzione spaziale in funzione anche della distribuzione umana. E quindi qui vedete questo
viene proprio nell'articolo che citavo prima, viene costruito anche un indice di scarsità idrica distribuita su tutta la terra, e come vedete il rosso naturalmente mostra le regioni in cui c'è più bisogno di acqua, e non a caso sono legate, ma non necessariamente, a dove c'è un sacco di popolazione. E quindi potremmo, questa era una prima parte.